Un classico del giovedì che ci piace mangiare tutti i giorni della settimana. Ai quattro formaggi, alla sorrentina, al sugo, al pesto, gratinati, gli gnocchi sono buoni in tutte le salse e con i nostri suggerimenti lo saranno ancora di più. Gnocchi di patate, cominciamo! Gli gnocchi di patate non possono che cominciare con il loro ingrediente principale, le patate. Vanno scelte, possibilmente a buccia rossa e pasta gialla, come queste. Sono tra le varietà che si trovano comunemente in commercio quelle più ricche di amido e povere di acqua. Le patate di montagna o quelle un po' vecchiotte sono le ideali. Insomma, mettiamo in pentola le patate intere con la buccia, poi le copriamo con acqua fredda. Poi le facciamo cuocere dalla presa del bollore per circa 30-40 minuti. Per verificare che siano cotte, mi raccomando, fai una prova con i rebbi della forchetta. Devono affondare facilmente. Patate cotte ancora calde, formo al centro della spianatoia una fontana con la farina che ho già setacciato. Procediamo in questo modo così che solo la farina necessaria venga assorbita dall'impasto. Così gli gnocchi risulteranno più soffici. Adesso vado a schiacciare al centro le patate. Non c'è bisogno di eliminare la buccia, basta tagliarle a metà, rimarrà all'interno dello schiacciapatate. Vedi? Opla. Se non hai a disposizione questo strumento, puoi anche schiacciare direttamente le patate ben cotte con una forchetta. Do una preimpastata, poi aggiungo l'uovo sbattuto e un po' di sale. E continuo ad impastare fino a ottenere un panetto abbastanza omogeneo. Però mi raccomando, una regola d'oro degli gnocchi è quella di non impastarli troppo a lungo, altrimenti diventano collosi. Ci chiedete spesso se sia possibile fare gli gnocchi anche senza uova e la risposta è sì. L'importante poi è regolarci un po' con la consistenza finale, aggiungendo magari un po' di farina. Dovrebbero bastare circa 50 grammi. Ecco qua, l'impasto che ha raggiunto la consistenza ideale, è il momento di formare gli gnocchi. Mi aiuto con un tarocco per staccare un pezzo di impasto, poi con uno spolvero di semola, da preferire alla farina in questa fase perché non viene assorbita dall'impasto e non indurisce gli gnocchi, formo un filoncino, così di un diametro di circa 2 cm e vado a staccare gli gnocchi. Ed ecco qua, da questo momento in poi le scuole di pensiero si dividono. C'è chi lascia gli gnocchi così, con questa forma un po' rettangolare, chi li modella con i palmi per renderli tondeggianti, e questa è la mia versione preferita, i più ortodossi però li vanno a rigare con l'aiuto di un rigagnocchi. In questo modo, trascinandoli delicatamente con le dita. Questo è un buon trucchetto perché rende la superficie più ruvida e permette di trattenere meglio il sugo. Inoltre crea questa simpatica conchetta in cui il condimento rimane intrappolato. Se non hai un rigagnocchi, in alternativa puoi comunque utilizzare i rebbi di una forchetta. Ti faccio vedere come. Opla! Via via che sono pronti, dispongo gli gnocchi su un canovaccio cosparso di semola e vado avanti con tutti gli altri. Cottura degli gnocchi. Acqua bollente che ho già salato. Tuffo gli gnocchi pochi per volta, aiutandomi con una schiumarola. Appena affiorano, sono pronta per scolarli e buttarli direttamente nel condimento. Io ho scelto un sughetto al pomodoro. Ed ecco qui i miei gnocchi di patate, semplicemente perfetti sotto ogni aspetto. Spero che questa ricetta ti sia piaciuta, provala e fammi sapere qual è il tuo condimento preferito. Aspetto foto e commenti sui nostri canali social. Buon appetito!